che adesso è la colpa dell'immigrazione, gli immigrati, perché la colpa secondo loro è tutta loro. Ma noi che viviamo in quartiere tutti i giorni sappiamo bene che non è così. Anzi, l'immigrazione è una risorsa del nostro quartiere, il nostro punto di forza. I problemi del nostro quartiere sono ben altri. Sono l'aumento degli affitti, sempre più cari, e la gente non ce la fa più a pagare. E noi lo sappiamo bene, visto che tutti i giorni abbiamo picchetti antisfratti per ribellarci a questo. Il problema è la movida molesta. Il problema sono i costi che si alzano ai negozi diurni che chiudono sempre di più. Il problema è l'ospedale Valdese che continua a chiudere i suoi servizi. Il problema è la costruzione di un parcheggio inutile come quello di Corso Marconi. E il problema è anche lo spaccio della criminalità, quella sì. Ma la soluzione non sono le vende fasciste che loro propongono. La soluzione è riprenderci gli spazi che ci spettano e tenerla lontana. Questa è la vera e unica soluzione. E noi lo sappiamo bene e continueremo a marciare per questo, perché San Salvario è antifascista e ripugna ogni forma di razzismo e di fascismo. Ricordiamo che qualche settimana fa alcuni neofascisti hanno aggredito Andrea, un ragazzo che stava andando a farsi una serata per i fatti suoi, come molti in questa città. Gli hanno dato una coltellata dopo averlo picchiato in 6 contro 1. Questi sono i fascisti. Oppure dobbiamo ricordare quello che ha fatto Gianluca Casseri a Firenze nel 2011. Lui, un intellettuale di Casa Pound che odiava i neri, odiava la gente di colore, perché lui era un ariano, era un eletto del Signore, è andato lì in un mercato a Firenze, ha sparato, ha ammazzato 3 migranti. E questi sono quelli di Casa Pound. Però i fascisti sono tanto diversi, a volte si mascherano sotto forme di politici istituzionali. Qua abbiamo avuto Maurizio Marrone e Augusta Montaruli, sono quelli che dicono che loro sono la destra sociale tranquilla, ma poi vanno a braccetto con questi qua di Casa Pound. Non a caso Casa Pound è un partito che è famoso per aver piato una valanga di soldi dalle amministrazioni di centrodestra in tutta Italia. Per esempio a Roma ci sono stati dei candidati di Casa Pound nelle liste di Alemanno, e vogliamo parlare proprio di uno di questi, di un certo Gastone che è andato agli onori delle cronache, perché purtroppo questa notte Ciro Esposito, un ragazzo tifoso del Napoli, è morto in seguito alle ferite riportate in uno scontro con i neofascisti durante la finale di Coppa Italia. Pensiamo che anche lui sia un morto per mano fascista, da iscrivere nella triste statistica, che purtroppo non è corta ma è assai lunga. Mandiamo da questa piazza solidale meticcia da San Salvario un abbraccio ai familiari di Ciro Esposito e a tutti gli abitanti di Scampia che hanno subito un ingiusto razzismo, come lo subisce anche questo quartiere da parte di questa gente di merda che con dietro la croce celtica, che dietro un'idea di società che ci fa schifo, parla di razzismo, parla contro gli immigrati. Perché purtroppo dietro queste parole di facciata c'è sempre un'idea di qualcuno che, chiuso nella sua stanzetta, pensa che gli immigrati devono essere menati, che è giusto andare con una lama o con un ferro in tasca. E purtroppo chi si porta una pistola molto spesso la usa. Ricordiamo che in quello che è successo a Roma, Ciro era andato a difendere un pullman di famiglia che andava a vedere il Napoli, e quindi è stato un coraggioso ragazzo napoletano che ha pagato il prezzo più alto per difendere la civiltà dei suoi colleghi tifosi e di chi voleva andare a vedere una partita. E quindi per Ciro, per Andrea, per Clemente, un compagno francese che è stato ammazzato dai nazisti un anno fa, per tutti quelli che sono caduti nelle strade, oggi marciamo per le piazze e le strade di San Salvario a dire no al fascismo, ora è sempre resistenza! Combattiamo, dai!